fare delle valutazioni, osservare una famiglia, le valutazioni delle competenze, perché non abbiamo lo strumento, non siamo dei tecnici. La nostra opinione, non mi aspetto una risposta da tecnico, però un'opinione personale, se secondo voi le competenze sono misurabili, sono la capacità che una coppia deve avere nei confronti chiaramente dei propri figli, che siano capacità affettive, d'accudimento, capacità economiche, ovviamente nel senso funzionale al mantenimento dei figli, capacità anche dal punto di vista ovviamente cognitivo, perché è chiaro che se c'è un disturbo piuttosto che un deficit, questo fa la differenza, questi aspetti qui. Ma sono anche capacità sociali dal mio punto di vista. Secondo me sono misurabili le competenze, cioè sono valutabili, cioè è un quesito fattibile questo? No. Del giudice, non è detto uno. Eccolo qua, questo ad esempio è un quesito sulle competenze genitoriali per ricollegarci ai disturbi di personalità. Questo era un caso di una madre che aveva avuto un disturbo, una depressione postpartum. E il bambino poteva entrare nel circuito dell'affido, solo che poi sono state individuate le risorse familiari, c'erano dei familiari che potevano farsi carico, per cui il bambino è stato affidato al padre, ma di fatto poi ha sempre vissuto con la nonna. Questo è un esempio di quesito in cui il giudice chiede, uno, le caratteristiche dinamiche relazionali, la struttura di personalità della figlia e dei genitori, perché lì c'era un disturbo a monte, e poi di predisporre sia un piano di affidamento e le migliori condizioni e anche eventualmente se c'era bisogno di un supporto alla genitorialità. Ora, rispetto a questo punto, io lavorando da tanti anni ho maturato un pensiero personale, quindi vi dico un pensiero personale. Le psicoterapie genitoriali. Cioè, perfettamente in linea. Secondo voi, sì. Io nutro delle grandi perplessità enormi sul suggerire psicoterapia, mediazione, ma mediazioni in fasi di conflittualità, dove le persone neanche si parlano, sì, ne vengono in CT dandosi del lei. Io ho persone che mi vengono in consulenza e si danno sanno del lei. C'è sì, persone sì, che hanno fatto un figlio, che hanno vero, avuto una relazione di intimità, che si conoscono sì, da anni. Cioè, uno, la mediazione, quanto possa essere fattibile in una condizione di conflittualità altissima, e due, questi incontri di psicoterapia che dovrebbero, cioè, ma sono effettivamente poi, recuperano le competenze genitoriali. Di prima si parlava, no? Qualcuno diceva, intervenire sulle famiglie di origine, ok, come però? Il giudice lo chiede, dottoressa, suggerisca un percorso. Io non suggerisco mai psicoterapie, ma all'interno delle consulenze scrivo che mi auguro, che trovo lavoro, che siano, esatto. Questo è il senso che dico anch'io. Le psicoterapie, sinceramente, non so, voi che poi siete servizi, no? Perché queste poi ritornano a voi, ricavano. Diversi rispetto a quello che l'affidamento abbiamo dato finora, tra la situazione di conflittualità, quindi affidamento fra genitori, no? Sì, in caso di separazione, e lì secondo me un intervento ovviamente di mediazione, è chiaro che ci deve essere un momento in cui la mediazione può essere efficace, perché c'è una conflittualità altissima, la mediazione neanche non funziona, quindi magari è giusto arrivare al momento in cui la mediazione possa volere più assolutamente e magari la psicoterapia o comunque una consulenza o un aiuto ai genitori per abbassare appunto la conflittualità ed arrivare appunto con la mediazione, quindi perché comunque c'è una famiglia, quindi c'è delle situazioni differenti in cui c'è comunque una coppia che è in conflittualità per loro, ma c'è e hanno comunque delle competenze, diciamo, genitoriali, che uno dei due sicuramente le avrà, e la situazione invece che abbiamo parlato finora in cui dove c'è una mancanza o di entrambi e di uno, e quindi c'è ma su due presupposti c'è su due procedimento invece è chiaro che magari una consulenza, un sostegno dal punto di vista psicologico per aiutare proprio ad abbassare la conflittualità non ci può stare e può essere forse proficuo e se non altri casi chiaramente la domanda è se non c'è il consenso da parte della persona sì, che invece è chiaro, no, chiaro, quello è e poi c'è una terza ipotesi, no?
che è il controllo, per esempio, sulle modalità di affidamento demandato al giudice tutelare, il 337 bis del codice civile. Ecco, anche lì io quello che vedo normalmente mandano in mediazione. E il 99,9% dei casi è totale fallimento. Allora, sempre questo, ognuno parla per le proprie esperienze, per le proprie esperienze, no? Esatto. Allora, innanzitutto, se vanno a chiedere al giudice tutelare, evidentemente sono passati per il tribunale ordinario o per il tribunale dei minori, adesso il tribunale ordinario sempre, a meno che non si decida sulla potestà, ma siamo in un altro campo, e non sono, quindi hanno sperimentato la mediazione, hanno sperimentato il tribunale, hanno sperimentato tutto, e dice vabbè, l'ultima chance, anche perché è uno strumento a cui si ricorre veramente in via residuale, è il giudice tutelare. Io cosa ho visto invece? Che tenendoli lì dalla coppia danno delle indicazioni di buon senso, ecco, torniamo alla valutazione delle competenze genitoriali, no? Delle pure e semplici valutazioni di buon senso, cioè cercare di comprendere che anche la figura del giudice tutelare, se fosse realmente utilizzata come anche questo è il presupposto della legge, sortirebbe degli effetti validissimi, perché così capisce per esempio che il papà lì non lo viene a prendere e questo fa gli orari così, allora se mi dice no ma c'è scritto alle 4:30, e perché lei alle 4:30 non ci va? Perché io alle 4:30 ho il corso di nuoto. Benissimo, ma che dice? Vogliamo fare il mercoledì alle 5? Proviamo, che dice lei? Insomma, io vedo, e questo è un mio successo personale, le ho tutte chiuse con un accordo, tutte davanti a me in 5-6 mesi, non di più. Semplicemente con delle indicazioni di buon senso, perché poi invece io vedo, vanno in mediazione, vanno in psicoterapia, mi dispiace però, ma io mi trovo l'effetto è veramente, in rarissimi casi funziona. Rarissimi casi funziona. C'è da dire anche una cosa, che già in sede di consulenza è possibile individuare se ci sono delle capacità trasformative nella coppia. Esatto. No, se hai, il problema è che quando ci danno dei tempi brevi, questa cosa non la si può valutare. Questo è uno dei criteri, per cui talvolta suggerisco anche un monitoraggio dei servizi, perché c'è bisogno di un'osservazione un po' più lunga. Quando i tempi della consulenza sono più lunghi, e quindi parliamo di 90-120 giorni, lì è possibile toccare con mano, sentire se si attiva una, come dire, una trasformazione della coppia, se quello che ci si dice all'interno della certitudine, narrando la storia, prendendo consapevolezza rispetto ai bisogni dei bambini, ha un effetto trasformativo, se la coppia si modifica o no. Questo è un elemento che entra. L'opportunità della trasformazione, c'è ancora un freno? L'opportunità, l'occasione della trasformazione. Questo io dico, a volte basta il buon senso, sembra una cosa assurda, ma è così. Basta un po' di buon senso, cioè cercare di capire le dinamiche che portano al conflitto, che a volte sono veramente banali, veramente banali, ma portano a dei conflitti esasperati, gravi pure tra di loro, un'incomunicabilità enorme. Poi invece si risolve semmai con delle piccole indicazioni, delle piccole, piano piano si riprendono la via e via. Quelli sufficientemente sani, cioè le persone sane, sì, ho trovato che una variabile. Allora, rispetto, io parlo in questo momento dell'esperienza che ho io, di questi 10 anni di consulenza, diciamo che una variabile che ho osservato è questo, che se il procedimento è fresco, cioè se le persone arrivano in CTU subito, allora forse a quel punto si attiva una capacità trasformativa, c'è ancora tempo, no, per lavorare, e se le persone sono sufficientemente sane e se hanno una rete sociale di protezione, quindi hanno una famiglia che sostiene e non una famiglia che rema contro, se non, il conflitto non è proprio, come dire, ancora incancrenito. Se non c'è troppo divario sociale, pure tra i due genitori. Perché anche quello c'è, cioè una serie di tanti aspetti economici, come dire, sono conservati, se non c'è una situazione di degrado, è chiaro che i minori che entrano poi nel circuito dell'affido sono minori per i quali già i genitori e già le famiglie di origine sono state dichiarate, insomma, sono stati evidenziati dei fattori di rischio che sicuramente, come dire, hanno superato le risorse e i fattori collettivi interni. Ritornando un attimo sul discorso della psicopatologia, mi premeva mettere un piccolo punto. È sicuramente un fattore
fattore di rischio evolutivo, però va considerato insieme a tutta un'altra serie di questioni che sono lo stato socio-economico materno e familiare, che qualcuno prima di voi lo diceva, no? Ma se c'è una rete che funziona, se c'è una zia, se c'è un nonno, perché togliere? E secondo l'intensità e la severità e la cronicità della malattia, pensiamo ad esempio anche ai disturbi di personalità. Quante volte può capitare, in consulenza capita che arrivi un genitore che è portatore di un disturbo di personalità, ma da solo non basta per ritenere che le competenze genitoriali non ci siano valide, no? Ci deve essere l'intensità, la severità e la cronicità. Pensiamo ad esempio anche all'introduzione di questi concetti del procedimento penale. La capacità di intendere il volere nei disturbi gravi di personalità scema. E questo è un principio nuovo, un concetto nuovo che è entrato da qualche tempo fa. Sì, il disturbo di personalità non veniva svalutato, esclusivo. Vi trovate su questo? Scusate, se io ogni tanto faccio dei buoni anche con il penale. Ok, questo è un modellino, ma non così. Sintetizza un po' quello che stiamo dicendo oggi. Ecco, questo non è mio, il modello è di Di Blasio, di 2005, ed è il modello che ci dà un'indicazione su fattori di rischio e fattori protettivi. Quindi tutto quello che all'interno di una valutazione dovrebbe essere, dovrebbe entrare a far parte di una valutazione in consulenza, quindi sia il funzionamento dei genitori. Si parla dell'aspetto intrasilico, quindi verticale, cognizioni, emozioni, competenze relazionali, capacità di entrare in empatia con il figlio, di saper riconoscerne i bisogni, ma anche il livello orizzontale, quindi i fattori sociali, i fattori volontari, che sono tutti, diciamo, fattori che vanno valutati. Mi è piaciuto metterlo perché sintetizza in maniera molto. Okay. Salterei questa parte che ha a che vedere con la valutazione diagnostica e andrei a sintetizzare su quelle che sono le funzioni genitoriali. Okay. Le aree che noi consideriamo sono queste. Un attimo avanti. Area del sostegno e della protezione, l'area del calore e dell'empatia. La capacità organizzativa e il supporto sociale. Okay? Per capacità organizzativa intendo la capacità di saper strutturare il tempo del bambino e organizzare lo spazio. Sostegno e protezione, la capacità appunto di fornire sicurezza. Colore e empatia, la capacità di entrare con la funzione riflessiva in contatto con lo stato emotivo e la vita del figlio. E poi il supporto sociale, la capacità di saper relazionare. Scusami, Elena, viene una domanda, sì. No? Vediamo un po' tra la provocazione sì, e un po' l'esperienza. Sì. Allora, quando noi diciamo nei servizi non abbiamo gli strumenti, no? Per poter fare la valutazione delle competenze genitoriali, perché da una parte ci viene detto che la valutazione è di competenza ASL, ok? Ora però mi metto dalla parte, no? Quando siamo un servizio sociale, quindi dato che noi come psicologi potremmo avere la capacità di fare valutazione, non lo possiamo fare perché siamo dentro un contesto, no? Di comunale. Sì. Questa parte qua però, no? Aiutaci un attimo a capire. Sì. Se fossimo, perché poi c'è la parola buon senso, ok? Allora, queste aree, no? Quanto noi servizi sociali però potremmo non indagare con strumenti clinici, d'accordo? Ma quanto potremmo però nei colloqui con le famiglie, potremmo allora andare però a fare delle... Certo, un'osservazione. Ma questo noi lo facciamo sempre. E questo è il particolare. Cioè questo lo facciamo sempre nelle valutazioni. Ma questo torniamo a quello che dicevo prima io, se ci fossero delle indicazioni. Lo facciamo sempre questa cosa, poi non può essere messa come codificata perché c'è troppo tantissimo. Però lo facciamo. C'è anche un problema rispetto a questo. Parliamo un attimo delle consulenze che vengono affidate ai servizi.
noi ci dimentichiamo che siamo, non ci dobbiamo dimenticare che siamo all'interno di un procedimento civile, ci sono le parti. All'interno dell'ASL non possono entrare consulenti di parte. Ma infatti non potrebbe lavorarci neanche uno psicologo per dirti del comune che magari cioè, sa anche quanti casi sono, poi cioè, ci sarebbe un conflitto. Esatto. Credo che la criticità sia proprio quella che voi effettuate delle valutazioni correttissime, con osservazione, con etica, con professionalità, ma mancano le parti. Ecco qual è il limite. Non è tanto sulle competenze, esatto, sulle teorie, sulle metodologie, mancano le parti. Fermiamo a un certo punto. Per forza, perché non c'è l'input inferiore che poi rappresentava. Ma come ad esempio in ASL, già pensiamo alla differenza tra il servizio per i minori e il servizio per gli adulti. Valutazione sulle competenze genitoriali vedendo solo gli adulti. E il minore chi lo vede? Ci sono delle storture proprio. Oppure si va, che so, si scrive alla nella sezione dei minori e l'adulto chi li vede? Cioè diventa una modalità scissa di funzionamento, come è scisso il tempo dell'affido. Ci sono i tempi del tribunale, ci sono i tempi delle famiglie, ci sono i tempi dei bambini. E i bambini soffrono perché gli manca la continuità e gli manca l'integrazione. E questo tipo di, diciamo, questa legge sicuramente presenta delle disposizioni, però intanto credo che sia un passo avanti, quantomeno verso la continuità, no? L'apertura di una continuità affettiva, e quindi torniamo a quelli che sono i principi ispiratori della legge. Zavo ha fatto un po' di coletti di indagine. Allora, eccoli qua. I diritti relazionali dei minori, quindi il diritto del minore alla bigenitorialità, se parliamo di affidi all'interno delle famiglie, del minore a crescere, ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, il diritto del minore alla continuità affettiva degli ascendenti. Ora la domanda, soltanto anche voi, mentre parlavate prima rispetto alle famiglie affidatarie e alle famiglie di origine, no? Questo diritto qui, che è quello di crescere, essere educato nell'ambito della propria famiglia, come viene declinato con questa nuova legge? Non c'è, bravo. Ma questa è la domanda. Non c'è. È prevista, questa è la più grave criticità, è sempre solo quella. Questo è un problema. Considerato che le competenze generali fisse, ma evolvono, non si possono misurare, cioè esatto. Questo è un problema. Sono criteri che hanno valore nell'IC e nell'UNCA. No, ma poi quello che dico, pure un'altra cosa con i servizi, no? Voi spesso quando fate gli incontri o quando andate nelle famiglie, ci andate, telefonate, ci vediamo domani, oppure date degli appuntamenti. Allora, che ho notato sempre io, ma questo poi è il singolo, però è una cosa che poi può essere interessante. Io spesso dico ai servizi, facciamo una cosa, per un paio di mesi andate ma non comunicate quando andate, ditemi un po' come funziona sta famiglia, a sorpresa. Le cose che escono fuori in questo modo, che potrebbe essere chissà una cosa complicata, no, una cosa semplicissima, perché anziché concordarlo andate così, quando... Ma in alcune situazioni facciamolo, però tanto comunque nel tempo, sì, anche se non utilizziamo questo tipo esce di fuori la criticità, emerge con la scuola. Con la scuola sicuramente sì. Anche nella continuità della nostra valutazione. Sì, però l'ambiente familiare, per esempio, o sì, la situazione... Se c'è, io almeno questo sì, modo. Sì, no, noi lo facciamo. Infatti, fate benissimo. Non frequentemente perché... Non si potrebbe neanche fare. No, infatti io do l'autorizzazione proprio, ve la do. Io la do proprio. Agli accessi non concordati, i servizi all'interno delle famiglie. Delle famiglie, delle famose famiglie originali. Infatti io l'autorizzo, perché voi non potreste farlo e io invece l'autorizzo, quindi vi invito, questa è una cosa, chiederlo ai giudici. No, no, ma anche chiederlo di essere proprio legittimate a farlo, che è diverso. Lavorando però con le famiglie è un percorso che dura almeno 6 mesi, quando proprio almeno nell'ottimo delle cose. Nell'ottimo, ecco.
fantascienza. Quindi è chiaro che un percorso che dura almeno 6 mesi per un tempo che poi va oltre l'anno, alcune dinamiche vengono fuori con la visita domiciliare, che sia sorpresa o no, ma poi loro le riportano comunque anche nei colloqui in ufficio, le riportano a parte i bambini, scuola, che dai bambini escono fuori tranquillamente, vengono fuori dai bambini, cioè al di là del contesto frigorifero che avrete in ordine o non in ordine, quando un bambino si presenta a scuola piuttosto che in biblioteca in situazione non adeguata, questo poi non pare, a prescindere dall'ordine, ma poi non riescono a fingere, perché cioè, sono dinamiche inside quella famiglia, perché è proprio un accordamento. Sì, esatto. Comunque ora siamo talmente abituate che pure se andiamo e sentiamo l'odore di candeggina, perché era già tutto, però ci rendiamo conto se un ambiente è modificato, cioè una casa normale, pulita, sistemata, ordinata, cioè si vede, è adeguata, però in alcuni casi sì c'è la forzatura, c'è qualcosa che... Sì, mamma mia. Ma può fare tanto che c'è qualcosa che non manca. Sì. Sì. Va bene. Mi è sembrato, insomma, che nella discussione, no? Certo, sembrava chiaramente, probabilmente un taglio sicuramente più tecnico, no? Però ci ha permesso anche, dato che la platea ci sono anche degli insegnanti, ci sono scuole, a parte gli esperti, proprio anche insegnanti, ma avvocato e psicologa. Sì, in proposito, ecco, chiedo scusa per l'intervento, abbiamo con noi i dirigenti delle scuole Zona Rete Franci, se magari la dottoressa Musini vuole intervenire lei. Sì. Allora, la scuola, abbiamo zona Gramsci, questo è il sindaco. Sì, grazie a voi. Grazie a voi. Abbiamo partecipato con le pieghe di questa iniziativa, ci crediamo, abbiamo cercato di sensibilizzare le famiglie, però ecco, questo è un po' un punto dolente, perché purtroppo non riusciamo poi a coinvolgerle a questa formazione, a questi incontri. Facciamo veramente tanta fatica. E speriamo, ecco, che prossimi incontri, i prossimi interventi saranno più sentiti e quindi riusciremo ad avere una loro partecipazione, una loro presenza. Grazie a voi tanto per... Grazie. La parte dolente è proprio quella dei genitori. Quest'anno pensiamo di metterci un pochino in maggiore, soprattutto dalla parte della direzione, coinvolgerli un po'. E ogni anno facciamo un passo. Sì, anche perché per noi è stata la prima esperienza, per cui vogliamo vedere positivo. Grazie. Poteva avere sicuramente un taglio più tecnico in questo senso, ma forse anche il contaminare, no? Il coinvolgere anche solo con le informazioni nelle scuole ci permette anche agli insegnanti, che poi si fanno portavoce, un po' a comprendere effettivamente anche il grande lavoro che c'è dietro, non che non venga preso in considerazione, per carità, però forse anche un momento così di dircela questa, quanto c'è effettivamente il lavoro dei servizi sociali, di un tribunale, quindi un po', come dire, se mi rifaccio al titolo, quelle scelte pensate a misura di bambino, ma quale scelta migliore? Forse l'avrei messa sempre con un punto interrogativo, no? Perché probabilmente è il poter dire veramente quale scelta migliore, quindi poi anche in virtù di quello che accadrà da domani, no? poi vedremo, insomma. Sarà interessante rivederci. Vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Dopo un anno, casomai dopo un anno, perché... Sì. Ci vuole un po' di tempo. Sì, ci vuole un bel po' di tempo, tanto che. Sì, io rispetto alle scuole, mi fa piacere dire una cosa. Nel corso delle consulenze io trovo assolutamente molto utile parlare con gli insegnanti. Io personalmente, io ho tanti colleghi anche, vanno nelle scuole e chiedono di parlare con gli insegnanti. È chiaro che la maggior parte delle volte io
quello che ho potuto osservare proprio nella mia esperienza è un po' di timore quando ci si trova di fronte a questioni legate insomma ad affidi. A parte che poi c'è il discorso del segreto professionale, quindi il consulente non dice se non lo stretto necessario affinché di, diciamo, di recuperare le informazioni, però trovo da una parte una grande disponibilità e dall'altra un po' di timore per quello che verrà detto rispetto alla vicenda. E ho trovato molto utile ad esempio non utilizzare le registrazioni quando parlo con gli insegnanti. Vorrei sapere se a voi è mai capitato di parlare con i consulenti tecnici di ufficio. A qualcuno di noi è mai capitato? Quindi, invece è un bel termometro. Non è un'attività molto frequente, sono magari di capire. A me però non è proprio. Sia lavorando a Roma, sia in provincia che adesso da figlia, no. Non sono mai stata contattata, anzi sono sempre io un insegnante che cerco i collegamenti con tutti gli esperti che poi si prendono cura del bambino, ma non sto parlando solo dell'affido, no? Parlo in generale di tutti i collegamenti che noi abbiamo con gli esperti che seguono i bambini fuori, sono sempre noi insegnanti che richiediamo, almeno per quello che mi riguarda, che richiediamo sempre un colloquio, una collaborazione, famiglia esperti. Quindi in realtà invece coinvolge all'interno della consulenza tecnica. Sì, serve in tutte le situazioni. È assolutamente importantissimo. Cioè, avete un termometro voi del team di lavoro che si preoccupa del bambino, insomma, quello che è difficile far passare ai genitori, anche per un insegnante, che tutto ciò che noi facciamo è per il bene del bambino. Esatto. A volte pure noi stessi insegnanti ci fatica a far passare questo messaggio ai genitori, che tutto ciò che noi facciamo non è perché vogliamo sapere che c'è il bambino e che cosa vuoi fare a casa, no? È per creare quella rete che supporti questa crescita di questo bambino il miglior modo possibile. Ma questo è quello che incontriamo. Rispetto, diciamo, perché a me è capitato sì, pure che non venivano coinvolti, che rispetto, cioè comunque sono un altro specchio per il bambino. Esatto, vero, e rispetto vero ai genitori, che come dicevate voi, spesso può essere passato, perché per esempio sono i diretti interessati. Le messe che hanno proprio a volte anche più dei genitori, perché forse stanno voglia, tempo, poi è neutro, poi è una situazione super parte. La scuola emergono quelle criticità che in famiglia non possono uscire. In famiglia alcune criticità i bambini non possono uscire perché i genitori non glielo permettono, no? Quindi emergono, allora tu ti trovi davanti al genitore e ti dici, ma non è mio figlio questo? Lo so che non è tuo, che tu non lo conosci sotto questo aspetto. Però fidati, no? Da una parte la difficoltà è proprio questo, fidarsi che non è un modo per farti vedere che tuo figlio non va bene, no, è un modo per farti vedere che tuo figlio sta chiedendo, aiuto, sta mandando un messaggio. Questa è proprio la difficoltà. Noi non vogliamo etichettare, non vogliamo creare una difficoltà allo sviluppo, ma facilitarlo. E c'è anche un'altra cosa, ad esempio ora per un attimo dei casi di separazione, no? In alcune situazioni il genitore porta che il figlio non va a scuola, che si assenta, che arriva in ritardo, che l'altro genitore non si interessa. Il confronto con la scuola è fondamentale da questo punto di vista, perché abbiamo degli elementi oggettivi, il bambino ci viene o non va a scuola, viene ritardo o no. Come viene pulito, sistemato, viene pulito, esatto, sistemato, cioè, ci vengono ai consigli di classe, cioè sono informazioni che vanno raccontate, cioè quello che dice il genitore. Sì, ma perché anche la rete, no? In cui il bambino è inserito, suo padre si è inserito nella scuola. Poi, per esempio, nei casi di separazione, quante volte avete visto il padre a scuola? Quante volte avete visto la madre? Cioè, capito come? È importantissimo. E poi succede che nel periodo della separazione, con in concomitanza della CTU, arrivano tutti da scuola, no, cioè vanno prima tutti un giorno, era sì, familiare, ci vai tu, io mi occupo delle bollette, di pagare la macchina, come se separano, vanno, cioè si stravolgono questi ruoli, per cui anche il pediatra è un altro grosso termometro di conoscenza, sì, della solo situazione. Che poi, ecco, diciamo, lì diventa complicato, però io credo che in una valutazione di competenze genitoriali possa essere, come dire, una riduzione del rischio per il professionista, il CTU, ma come per tutte le altre figure, quello di entrare in una rete, in un raccordo, in un'integrazione delle informazioni, certo, e di non prenderle, come dire, anche in maniera scelta. I genitori sono sempre, no, i diretti interessati. Mi è capitato questo caso in cui avevo chiesto l'affidamento per il padre, dove il padre era quello presente, la madre no. Erano stati intervenuti appunto sui discorsi dove sono rimasti sempre molto validi.
è stata richiesta la consulenza tecnica d'ufficio, ma gli unici sentiti erano sempre il padre e la madre. Cioè, che giustamente loro dicono una cosa e uno dice un'altra, o comunque anche se le cose coordinavano non c'era mai. Le maestre che appunto erano quelle che sapevano che il padre e la compagna erano sempre presenti alle riunioni, erano presenti nella vita del bambino sempre, perché la madre nonostante ci fosse un affidamento condiviso, però era effettivamente sempre dal padre, in questo caso inverso, erano quelle che effettivamente avevano, no, il riscontro che quello presente era il papà, però non sono mai stati presi, non mai chiamati, ad esempio, al contrario. E quindi appunto è un proprio uno specchio importante. Ci permette di avere... infatti l'affidamento l'ho più dato, ovviamente. No, però il dato oggettivo, no? Quindi anche proprio aderente più alla realtà, sicuramente alla scuola. Quindi credo che ne ringraziarvi. Okay. Io voglio fare ancora Liliana, prego. Sì, perché non voleva essere per me un invitato, perché abbiamo parlato dell'aspetto istituzionale, quindi del tribunale, con una rappresentanza veramente squisita di gentilezza e di disponibilità rispetto agli sì. Dell'avvocato Roccano, ci ha veramente, mi permetto di dire, fatto un regalo. E l'alta professionalità e sensibilità della dottoressa Consenti. Abbiamo in rappresentanza la scuola, ma il progetto ha previsto un lavoro molto capillare sul territorio che ha interessato anche le associazioni, di cui porto saluti perché insomma anche la tempestività dell'articolazione dei tempi non è stata possibile, però abbiamo qui e ringraziamo per questo una rappresentanza un po' di tutte le associazioni del territorio, la signora Maria Grazia Pompiani dell'associazione Mondo Cultura. E veramente grazie di essere qui, loro fanno un lavoro estremamente importante. Abbiamo collaborato specificatamente sul territorio di Aprilia con la Caritas, con il consultorio diocesano, con la Protezione Civile, l'Associazione delle Forze Armate e tutti, veramente tutti, e non, solo per una questione di tempistica non abbiamo ancora avuto modo di fare degli interventi che coinvolgessero anche delle persone, delle presenze con loro, ma sarà uno dei prossimi step. E nella piccolezza dei vari segmenti che stiamo portando avanti, no? Perché si dice sono poche persone, qualcuno dice sì, no, ma la gente non risponde, no? Le persone non accolgono, le istituzioni non sempre aprono, anche la professoressa Ciria con la quale fatto un lavoro incredibile, così come la professoressa Santa Lamacchia, adesso per parlare della scuola, si sono attivate con lettere di comunicazione interno agli istituti, con addirittura comunicazioni date al genitore, risposta quando e in quale fascia di orario potevano venire, insomma un lavorone. Ed effettivamente le persone insomma non sempre rispondono, però è vero che un campo di grano comincia da un solo seme, no? C'è sempre il primo germoglio e io credo che sul rispetto sono un po' in ritardo su tutta la progettualità e il grande lavoro, perché è poco che mi pregio insomma di collaborare in modo specifico su questo progetto, perché sono un CTU, sono prevalentemente un CTU, quindi mi occupo prevalentemente di altro. Ma ritengo che la risposta data sia veramente importante e significativa, perché nella rappresentatività delle persone che abbiamo e che hanno accolto e ci hanno accolto, il risultato è stato assolutamente positivo, anche in richiesta delle coppie che hanno, si sono presentate per la richiesta di formazioni e informazioni, e non sempre, come modo celato o secondario, sì, certo, di un'adozione o di una possibile adozione nascosta. Cioè ho incontrato delle persone veramente motivate ad essere per l'altro, e ad essere per l'altro anche nella misura in cui si dà un tempo di recupero alla famiglia d'origine, che in un momento della vita può avere delle difficoltà, ma non per questo decade quello, esatto, che è uno spirito di competenza, infatti, genitoriale. E voleva salutarci anche la signora Maria Grazia. Solo per dire due parole, grazie. Se mi permettete, la vengo davanti, sì, altrimenti mi viene porci collo. Allora, io sono la presidente dell'associazione Mondo Cultura, ed è una realtà, la realtà più grande forse che c'è ad Aprilia, perché noi abbiamo un bel territorio di 15.000 metri quadrati con stalle, piscine, dopo scuola, onoterapia.
Allora, onoterapia fatto con gli animali attraverso la dottoressa Pozzobon, appartiene all'associazione Mustang, quindi noi abbiamo bambini problematici e questo è molto importante, facciamo gli incontri con le famiglie, anche attraverso diciamo, la maternità per l'allattamento al seno e quant'altro, naturalmente abbiamo personale specifico, non sono io che rappresento questa realtà, e quindi anche nell'adozione si dovrebbe inserire proprio le associazioni che fanno queste attività per proprio nella problematica sia della famiglia, perché noi facciamo parecchi incontri con le famiglie anche attraverso delle feste, come abbiamo fatto Halloween, Carnevale, prima di Natale, e questo significa cioè proprio comunicare, e là si vedono le problematiche anche attraverso questi incontri. Quindi io credo che nell'adozione bisogna tener presente anche di queste realtà, sia del territorio, naturalmente i servizi sociali ci conoscono, noi siamo servizi sociali, siamo iscritti come servizi sociali, quindi abbiamo avuto anche il banco alimentare per 5 anni, poi diciamo un bambino diversamente abile mi ha infilato un bastone in occhio e per il momento abbiamo smesso questa realtà. Ecco, soltanto questo volevo dire, cioè tener presente delle realtà sul territorio senza andare così lontano fantasticando, perché i bambini e le famiglie hanno bisogno di comunicare. Se poi le facciamo comunicare all'interno dei tribunali o nelle cose protette, adesso io non sono nella realtà, quindi bisogna invece comunicare con il territorio affinché vengano inseriti, per esempio la fattoria didattica, il doposcuola che viene fatto, un doposcuola gratuito che noi facciamo gratuito, il centro estivo, nel centro estivo noi abbiamo bambini autistici e quant'altro, quindi bambini anche problematici, bambini che se la fanno sotto a 6-7 anni, abbiamo personale specifico. So che una ragazza qui da noi è presente e sa la nostra realtà. Questo volevo dire soltanto. Grazie a voi. Io mi fai la chiusura, così sì. Abbiamo, e c'è il buffet che ci aspetta. La chiusura non c'è più. Se non nel ringraziarvi. Ringraziarvi della vostra presenza, mi ha fatto molto piacere vedere una situazione di grande interazione, no? Poi la cosa ovviamente che intendevo ricercare, insomma, voluta, e da parte i numeri lo consentivo. Ringrazio dunque le scuole per la vostra preziosa collaborazione, ringrazio l'associazione, ringrazio tutti voi.